caso. Oggi il primo gioco si chiama Kermit. Viene da Kermito, quello dei Muppet Show, il ragazzo della porcellona. Ma rimanete sintonizzati, perché dopo questo gioco andremo a vedere quello di SpongeBob, che è una roba incredibile. Ma per adesso siamo su Kermito e vediamo un po' che cacchio di gioco è. Ho paura, ma vediamo. Hi, Mr. Kermit, I'm glad I'm talking to you now. I heard you need help cleaning. Okay, I'll come to you tomorrow. Bye. Il developer era un russo che aveva detto al bambino, tipo puntandogli la pistola: fai questo doppiaggio, che dobbiamo fare un gioco su Kermit e grabbare tutti. Va bene. Ciao Kermit, come stai? Ma stai guardando? Ma è epica sta cosa. Ma è epico, ma che gioco è? Ma è assurdo. Che megalomane. Va bene, sentiamo Kermit. Vai a pulirmi il cesso. Muoviti. Va bene, devo pulirgli il cesso. Perché devo pulire il cesso? Posso andare a pulire il cesso! Però io ho paura che arrivi un Kermit malvagio e mi ammazzi! Dr. Wu! Pure tu! Una porta che dà su un armadio. Perché tutti i giochi strani li trovo io? Vagabondo che sono io! Eccomi qua! Boia! Non farlo mai più! Ho il cesso, te lo intaso! Cremito, guarda, 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 questi sono le facce da serial killer. Tanto buoni quanto killer! Ok, no, 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 no. Ma perché c'è il Dr. Wu ovunque? No, no! Ah, perché mi vuoi uccidere? Ti sto solo... ecco. Oh, diarrea di Kermit! Diarrea di Kermit! Mamma mia, se fossi una mosca farei... la mangio come fossero dei cioccolatini! Beh sì, mi ricordano dei baci perugina. Quindi chiudi gli occhi e fai finta che siano baci perugina. Bene, ti ho ripulito la mela. Salve, signor Kermit. Ciao, il mio nome è Kermito e io sono il fratellone di Kermit. È un piacere incontrarti, signor Kermito. Ok? Ma io devo parlare con Kermito. Tu non mi interessa. Ah, vabbè, continua. Va bene, dai, debug in peggio. Debug in peggio, dai, dai, che devo subito uscire da questo gioco. Preferisco quello di SpongeBob. Ho pulito il tuo cesso e il tuo fratello è bellissimo. Mio fratello? Ma mio fratello è morto molti anni fa. Ora portami una bella bevanda e ti darò le chiavi della stanza del mio computer. Ok, e giocheremo a Fortnite, io e Kermito. Ora devo andare in cucina. Per fortuna l'ho vista la cucina. Era in una di queste Kermito! Oh, Kermito! Per quello ha il potere di sparire. Perché è morto! Ora vuole uccidere anche me. Uso questo e te la apro, no? Dai la soda, Kermit. Va bene. Vorrei parlare con suo fratello, fargli qualche domanda in più. Sembri tu quello morto. Secondo me ci sarà un plot twist. Io non ti ho detto che volevo questa soda. No, mi hai detto che volevi la soda invece. Cosa? Dimenticatene. Probabilmente l'ho detto, ma mi sono dimenticato di darti le chiavi. Eccoti le chiavi. Ok, non so. Hai problemi al cervello, ma con quella faccia direi proprio di sì. Ora devo andare a pulirgli anche la stanza del computer. Cioè, ma dove mi sono infilato? Sì! Stanza del computer! Tutte queste lattine, giocattoli. Secondo me, Kermit era un hikikomori. Ci stava proprio tutto il giorno davanti al computer, ritirato dalla vita. Si è pure forse dimenticato che suo fratello è morto. Ma come la faccio a pulire sta stanza? Cioè, dove le metto le cose? C'è un cestino? Ah, le metto nel cestino, ok. Devo prenderle tutte, crack, 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 crack. Oh, io ho paura. Ho paura di risvegliare il suo fardello. Oh! Non fidarti di mio fratello! Perché? Lui mi ha chiuso in cantina. E che problema c'è? Anch'io ho chiuso mia sorellina in cantina. Vuole farti pulire la casa e dopodiché ti ucciderà. Io non mi fido di te. Ricordati, ti ho detto di non fidarti di Kermit. Ok. Beh, non guardarti allo specchio comunque, che fai paura. Ma che cosa vuole? Ma perché? E poi se me ne vado? Sparisce dopo lui. Ora devo parlare all'altro Kermit. Al Kermino, ma lui mi vuole uccidere. Me l'ho detto che ero psicopatico. Ho visto tuo fratello quando ho ripulito la stanza dei computer. Sono allucinazioni. Dimenticatene. Ora vai nella stanza degli oggetti. Alla tua sinistra. La stanza degli oggetti. Aspetta. La stanza questa.
Oh, ok, dimmi che mi dai un fucile a pompa. Ok, uno skateboard. Trova Kermit. Oh oh, di chi devo fidarmi? I don't trust it. Oh no. Se n'è andato Kermit. Ma perché mi ha fatto andare nella stanza degli oggetti? Ma io non voglio trovarlo. Mi ucciderà. Non voglio morire per mano di Kermit. È in bagno. Prendi il coltello e uccidi. Ah, mi ha fregato Kermit. Prendi il coltello e uccidi Kermito perché ha ucciso Kermit. L'ha soffocato in vasca. Ma quanti plot twist ci sono? Uno dopo l'altro. Non mi avrai, Kermito. Kermito, tu non pagare affitto. Io coltellarti, spacco bottiglia, mazzo famiglia. Kermito, non mi schernirai più. Abbiamo... Tu non sei il mio vero padre! Io voglio parlare con Kermit. Ma quanti Kermit your ci sono? Kermit is going to die. You must say goodbye to him. No! Doctor, who will take the house? You. Fantastico. Quindi la casa sarà mia. Yeah! Ho una casa gratis! Accetterò altri lavori del genere se continua così. Mamma mia, i colpi di scena, l'emozione e il plot twist. 10 su 10. Siete pronti, ragazzi? Perché il secondo gioco di oggi è... Are you ready, kids? Aye, aye, captain! I can't hear you! Capitano! Capitano! Oh, wow! È rutta, solo bollato. Like a barnacle under the sea. Ma, Trump! Cosa ha detto? Patrick? Patrick? Lui è Patrick! Guardalo, sono entrato nella sua bellissima... È così, ma ti tratti davvero bene, Patrick. Però hai mangiato tanti biscottini, amore mio. Ehi? Ehi? Ciao. Can you clean the house? Vuoi pulirmi la casa? No! Basta! Siamo passati da pulire dalla casa di Kermit e ora devo pulire la casa di Patrick, ma è una cosa in serie. Ok. Let's start with the living room. Pulisci il mio salotto. Let's set the cardboard to the storage room. Prendi il cartone e portalo nella cantina. Mamma mia, ma tutti che mi... Ma è sicuramente fatto dallo stesso sviluppatore questo gioco. Cioè, ce l'ha su con i giochi dove ci sono assassini seduti su una sedia che si guardano la televisione e io devo portarli e fargli tipo il loro schiavetto personale. E tra l'altro... Oh oh, ma cosa tenevo in cantina? Ma questa è la cantina? Aspetta, devo cercare storage room. Ok. Devo lasciarla qua. Ok, tasto destro. Cos'è successo qui? I disegni fan-made che c'entrano tantissimo. Padre, non guardarmi così, Patrick. Patrick. Questa non è un abbraccio di famiglia. Qui è lui che strozzava i suoi genitori fino ad ucciderli e ha nascosto i pezzi dei suoi cadaveri in questi scatoloni. Io lo so che hai fatto questo. Infatti questo è tuo padre, vero? Questo ammasso di sangue putrefatto era tuo padre che cercava di difendersi. Beh, io non farò la sua fine. Io sono un esperto pulitore di case. Sono tipo quello di Viscera Clean Up, quello che va a ripulire le case dove ci sono stati massacri. Sono abituato a questi generi lavori e conosco le mie tecniche di autodifesa. Sappilo. Che lavoraccio. Oh! Patrick, ma stavo facendo solo il mio lavoro, perché ti sei arrabbiato? Did you finish clean? Hai finito di pulire? No, mi mancano ancora 3 scatole. Keep clean. Beh, continua a pulire, io guardo la televisione. Ok, quando ho finito te lo dirò. Non serve arrabbiarsi. È frettoloso, perché vuole che ripulisca queste scatole? Cosa contieni? Non sono il tuo cibo. Eh? Hai fatto a spezzi quella spugna? Beh, hai fatto bene. Sei fatto a pezzi SpongeBob con la sua risata. Era insopportabile. Comunque abbiamo quasi fatto, ragazzi. L'ultimo scatolone. Probabilmente morirò male, ma io mi saprò difendere. Ok, Patrick! Patrick! Perché mi sta schiacciando al muro? Did you finish clean? Hai finito di pulire? Sì. Wait here and we'll come again. Beh, aspetta qui che torno subito. Devo fare qualche altra cosa in questa casa? No. Smettila di parlare e aspetta qui. Aspetta qui. Ok, aspettato. Ora è andato in camera sua. Hey, Mr. Krabs. Hey, Mr. Krabs. Did you get me the gun I for? This. I brought it. Great. I brought the money and I will come tomorrow at
Bye bye, Patrick. Bye bye, Mr. Krabs. Oh no, è una mafia! È una mafia! Oh 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 oh, ok. Your room and sleep. Vai nella tua stanza e dormi. Proprio costretto. Sì, se non ci fosse una stella marina di 80 kg davanti alla porta, io ci potrei anche andare. Ok, ci vuole. Devo fare così. Devo andare qua sopra. Sopra la porta e. Shum! Oh, oh, grazie, Patrick. Mamma mia, che casino. Ce l'ha messa tutta per non farmi andare. Ma io ce l'ho fatta. Mamma mia, questi giochi buggati. Stanza da letto. E qui? Non si può entrare, mannaggia. Sono costretto a dormire. Non schiacciarmi nel sonno, ti prego. Oh no, oh no. Dormito tipo... Mi sono suicidato nei cuscini. Mi sono soffocato. Il clarinetto. Cosa ha fatto? Ha chiuso SpongeBob! L'ha crocifisso! Non ci posso credere. È ancora vivo. È ancora... Ho avuto un incubo. Ma secondo me è reale. Secondo me è reale questa cosa. Patrick, non puoi fare così a quei tuoi migliori amici. Lo sapevo. SpongeBob non ha pagato. Non ha pagato il pizzo dell'amicizia. E ora l'ha ucciso. Oh no. Devo parlare a SpongeBob. No! No, non farlo. Voglio parlare con SpongeBob. Che stai facendo qui? Niente. Non entrare qui. Ok. Vai a pulire la cucina. Una prigione. Una prigione in casa. Non mi vuole lasciare scoprire il segreto. Non mi vuole lasciare. Vabbè che SpongeBob, come vi ho detto prima, può anche fare quella fine. Perché devo salvarlo io? Vabbè. Se non erro, come abbiamo imparato nello scorso gioco, io devo prendere le cose e... Sono pezzi di spugna questi, non è formaggio. Aiuto. E devo buttarli qua in acqua. Mamma mia, no, 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 no. Ma qua... Ma qua stiamo continuando così. Qui stiamo continuando a scendere nell'inferno. Perché i russi fanno i giochi più cursed. Devi pulire la cucina. Ok, ok, sì, sì. Ma la sto pulendo. La sto pulendo, Patrick. La sto pulendo, non uccidere mia famiglia. La sto pulendo, Patrick. L'ho ripulita, l'ho ripulita. Ah, Patrick, perché? No, no, no. Are you afraid of me? Sì, ho paura di te. Perché, perché, perché? Che cosa è successo qui, Squidward? Questo era Squidward. L'ha ammazzato, questo era Squidward. L'ha distrutto. SpongeBob, devi dirmi qualcosa. No, non ho paura di te. What are you doing here? Che stai facendo qui? Stavo pulendo la casa. Da quanto sei qui? 7 giorni! Come Mr. Krabs. No, 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 no. Che volete farmi? Ehi! This is the boy! Squidward! What? This is the guy! You'll take it for half the price! Cosa? This is really funny! No, we'll take the full price! No! You'll take it for half the price! Okay! Come Mr. Krabs. Ok, stanno parlando di affare. Vogliono venderci la ricetta segreta del Krabby Patty. Che sta succedendo lì? Gli affari sono andati un po' male. Chi ha ucciso chi? No, ma sei uno psicopatico. Sei uno psicopatico, Patrick. Sei uno psicopatico. You must sleep because you are next tomorrow. You, hey you. Good luck tomorrow! No! Siete pazzi! Siete pazzi! Fatemi uscire da questo manicomio! Devo dormire, sono costretto a rimanere qua nella sabbia. Non c'è via d'uscita. Hey you! C'è un modo? Hai un'idea? Oh! Mamma mia, bruttissimo! Avevi la chiave, grazie! Tomorrow at night, Patrick will be asleep and we will run away from him. Oh! Pensavo che fossi pazzo. Nice. Sleep now. No, ma perché devo dormire? Scappiamo ora. Scappiamo ora. Ma l'ha tenuta nel suo esofago. Tutto questo. Io. Ah, mi fa male la testa. Questo gioco è veramente. Gioca con i miei neuroni. Un gioco che gioca con i miei neuroni. Hey. Sì. Hey, Hazem, look at the fat Patrick very fat. Ah! Very fat, stop. Oh! Male. No, SpongeBob. Non devo... No. You want to say something? No, 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 no. No, non dico niente, sei bellissimo. SpongeBob! Il mio eroe!
Oh no, boy. No, boy. Vabbè, mi hai lasciato la chiave. Mua. Bacino dell'addio. E ora andiamo. Ma sta suonando il suo funerale. Perché? No! È finito? No, mi sono svegliato. Ho dormito davvero tutta la notte vicino al cadavere di SpongeBob. In ogni caso, ho le chiavi. Posso uccidere Potrick e vendicarmi. Come ogni gioco che si rispetti. Ha lasciato qui la pistola perché è un deficiente. Sì. Dammi la pistola. Oh boy, Patrick! Eh? Patrick, dove sei? Ti sei addormentato davanti alla TV? Tutti quei soldi lì ti hanno fatto la barabum barabim? E ora sai chi fa il barabum barabim? Io, motherfucker, gangsta, boom, 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 Patrick! E ora sono io il funerale. Che gioco, ragazzi, che gioco! Miglior gioco del mondo, 11 su 10. Wow, 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 wow. L'ultimo gioco di oggi si chiama Salva il tuo bambino, Baby in Yellow. Turu turu turu. Non so da chi devo salvarlo, ma secondo me è fatto dallo stesso sviluppatore. Oh no. Oh no. When I went, I saw her head cut off. Oh no! I saw a tall man without a mouse coming out of the window. And I left the house. Ma cosa vuol dire? Non ho capito niente, ma mi fa comunque paura. Mi fa paura, c'è un uomo che vuole uccidermi il baby. Praticamente c'è l'uomo nero che vuole rapire il mio bimbo. Bambino! Bambino! Baby babbo wubbubu! Baby shark tu duru dutturu! Sì, è sempre lo stesso, è sempre lo sviluppatore. Sto qua, sto ragazzo russo che è uno psicopatico. Però noi gli vogliamo bene, sta facendo dei giochi bellissimi. È qua che è il mio baby. Baby! Mamma mia, ma è orribile! Ma chi è? Top G! Va bene, my friend. Allora, il mio bambino sta bene. Non c'è nessun mostro. Quindi quello che posso fare io è lasciare la porta aperta per sicurezza e pulire il salotto. Come al solito. No, ho trovato un altro di quei giochi dello stesso sviluppatore. Cioè, tutti a me. Tutti a me. Pulisci il salotto. Non è questo il salotto. Quindi prendi, butta. Prendi. Però se sento il bambino piangere, dobbiamo correre, perché qua. Qua sono tutti pazzi. Tutti assassini. E il mio bambino bello. Ve l'ho detto che stava piangendo. Che è successo al mio bebe? Che è successo al mio bebe? Bebe! Bebe! Dove sei? Bebe? Bebe! Oh! È stato lui! GTX 5090. Bambino! Non puoi ancora averla. Non è letto a tua età. Alla tua età io non avevo una GTX 3080. Non è... Mamma mia, ma stiamo attenti. Io non lo voglio qui. Io non lo voglio. C'è il mio bellissimo bambino. Non ho mai visto un baby così bello. Non posso permettergli di rubare il pupillo, il fiore all'occhiello. Dopotutto l'ho generato io, da solo, senza nemmeno la moglie, l'ho partorito io. Voi non sapete il dolore! Voi non sapete il dolore! Devo aver lavorato troppo ieri sera e sto avendo le allucinazioni. Però abbiamo quasi fatto. Ho quasi pulito tutto il latte. Ehi! Ehi! Tu non toccare bebe o io toccare te. E faccio crack sulla tua faccia. Ok, abbiamo... Bebe! 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 Cosa è successo? Mia moglie! Mia moglie! La mia bellissima moglie! Me l'ha massacrata! Poi no... Quanta marmellata! C'è una chiave? Cosa ho trovato? Una chiave? Hai ucciso mia moglie! Oh! Tu hai preso il mio baby! È stato lui! È stato lui! Devo correre! Ce l'ho dietro! Lo va! Sta correndo come Samara! Sta correndo come Samara! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Please, 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 please! Altro che baby in yellow! Questo è baby in schifo! Baby in schifo! No, 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 no! Ah! Mi ha preso! Mi ha preso! Era velocissimo! Oh!
Try again, yes, dobbiamo riprovare. Fammi respawnare qui, non devo neanche guardarmi indietro. Non devo neanche guardarmi indietro. Devo solo correre. Devo solo correre senza guardarmi indietro. E saltando ho più velocità. Ecco qua. A posto. A posto. Ah! A posto. Vattene! I tuoi stupidi jumpscare non mi fermeranno. Beppe! Beppe, ti salvo io! Vieni, vieni, vola in braccio, vola in braccio, come solo tu sai. Ti uso come... L'ho lasciato. Gli ho lanciato il baby. Cioè, fanculo, te lo puoi tenere. Te lo puoi tenere. Bellissimo, arte. Cosa vuol dire sta cosa? Ma come l'ho educato? Ragazzi, credo avete ragione quando avete detto che sono sceso di qualità nel canale. Ma vedete, non è colpa mia. Io ci ho provato. Controlla il tuo figlio. Di nuovo. La cosa più orribile è che tutti questi giochi io ci ho pagato. Ho pagato 5 euro. Ma io potevo comprarmi una pizza.